Buongiorno a tutti, oggi voglio provare a fare un ragionamento basato sulla mia esperienza riguardo alle lamette che ho sperimentato. Sono molte e a mio avviso ognuna di queste lamette ha i suoi pregi e qualche difetto. Per cui forse non vale molto la pena di stilare una vera e propria classifica, perché in una classifica che puntasse esclusivamente alla qualità si tralascerebbero poi degli aspetti magari relativi al costo, che per alcuni, per tanti possono essere appunto più rilevanti. E quindi esaminerò le caratteristiche di queste lamette e chiaramente basandomi sulla mia esperienza. La lametta è soggettiva, la sua resa dipende non solo dal rasoio con cui viene utilizzata, ma anche dalla reazione della propria pelle, dal sapone che si utilizza e quindi da tutta una serie di fattori. Nella mia esperienza, diciamo, le lamette che meno mi hanno soddisfatto, perché diciamo ho riscontrato alcune problematiche, magari problematiche legate a, non lo so, uno scarso comfort, magari le sentivo un po' grattare, oppure il BBS non era proprio preciso, insomma c'era qualcosa che da questa esperienza non mi ha convinto. E tra queste ci sono la Tiger Platinum. Per carità, non ho nulla contro questa lametta, che comunque continuo ad utilizzare talvolta, però ecco, non mi fa impazzire. Ma la stessa cosa per la Shark, che ho provato sia nella versione stainless che nella versione Platinum, e a mio avviso cambia poco. Non le trovo delle lamette eccezionali. Quando comprai il rasoio Parker 87R, comprai anche poi delle lamette omonime, le Parker. Beh, devo dire che se del rasoio sono pienamente soddisfatto, di queste Parker non sono molto convinto. Non sono lamette secondo me molto efficienti, non sono lamette che lasciano una buona sensazione di comfort sulla mia pelle. Ma la stessa cosa vale per queste Euromax, Sono delle lamette che fanno il loro lavoro, ma non mi lasciano un alto grado di soddisfazione. Dopo questa tipologia di lamette, passerò ad esaminare un'altra tipologia di lamette di cui riconosco l'efficienza e la qualità, ma che non mi fanno impazzire, per ragioni che non sono neanche poi così tanto razionali, non so, forse è anche un fatto proprio è personale, sulla propria pelle, sulle proprie sensazioni, i rasoi usati. E sono le Treat Platinum, che so che per alcuni sono eccezionali come lamette, che sono delle ottime lamette, ma non mi fanno impazzire. Anche le Bic Platinum, Chrome Platinum, sono delle ottime lamette, molto efficaci, ma a me non è che poi facciano troppo simpatia. E anche le Voskhod, sono delle ottime lamette, ma sono fino ad ora, tutte queste lamette che ho citato, diciamo, non sono tra le mie preferite. Ma allora quali sono le mie preferite? Intanto bisogna fare una distinzione, nel senso che le lamette possono essere ricoperte oppure stainless, ed io preferisco le ricoperte. Però se devo usare le stainless, mi trovo ottimamente con le Kai, che sono il top, ma anche con le Astra Blue e con le Gillette 7 O'Clock,
super stainless. Queste sono delle lamette eccellenti, quindi pur diciamo non avendo una predilezione per quanto mi riguarda sulle lamette stainless, però riconosco che quando le utilizzo ho un'ottima sensazione di comfort. Detto questo, preferisco le ricoperte. Ora, se andiamo ad esaminare le top, quelle che sono per me le migliori tra le ricoperte, bisogna fare una distinzione, perché ci sono quelle economiche che quindi utilizzo con più frequenza, e sono queste due che trovo davvero ottime, Astra Verdi e Derby Extra. Queste sono le lamette, diciamo, che consiglio anche al neofita, perché sono delle lamette economiche, efficaci e che hanno un'alta resa. Anche se molti, per esempio, queste Derby Extra le trovano poco taglienti. Però, come rapporto qualità-prezzo, vanno più che bene. Poi saliamo di un gradino, se vogliamo qualcosa di meglio andiamo sulle Gillette Platinum, sono delle ottime lamette, delle lamette ricoperte che hanno una straordinaria resa, ma anche le Permashark sono delle splendide lamette, e anche le Rapira. Ma queste tre che ho appena citato costano un pochino di più delle Astra e delle Derby. Detto questo, sul mio personale podio delle lamette che preferisco, ne inserisco tre. E sono le Persona Platinum, che sono delle ottime lamette veramente che hanno una resa straordinaria e per me sono davvero splendide, costano un tantino di più, quindi sul podio ci sono le Persona, ci sono le Kai che ho già citato prima, pur essendo stainless ed io appunto preferisco invece le ricoperte, però ne riconosco l'altissima qualità, l'altissima resa, e le Feather che forse sono al primo posto nella mia personale classifica. Bene, queste tre lame, soprattutto queste due, diciamo, non tanto le Persona, ma le Kai e le Feather, costano un pochino di più. E allora, costano un pochino di più, sono lamette migliori, e con queste qui, soprattutto con le Kai e le Feather, ma anche con le Persona, faccio due sbarbate, con tutte le altre faccio un'unica sbarbata e poi le getto, mentre per queste tre che pongo sul podio mi trovo bene anche alla seconda sbarbata. Però mi rendo conto che sono lamette che costano, soprattutto le Kai per esempio e le Feather, ma soprattutto le Kai costano di più, sensibilmente di più rispetto per esempio alle ottime Astra Verdi. Per cui non so se poi facendo un raffronto tra Feather e Astra mi sento di consigliare per esempio le Feather, perché bisognerebbe anche tenere in considerazione il costo, che è decisamente superiore. Detto ciò, ad ognuno la sua scelta, le lamette dipendono molto molto dal nostro viso. E poi anche dal rasoio, perché mi sono reso conto, ho potuto appurare con questa esperienza che ora mi ritrovo nella rasatura tradizionale, che le lamette hanno una resa diversa anche a seconda del rasoio che si utilizza. E quindi con questo è tutto, a voi la scelta della lametta migliore, vi saluto e ci vediamo ad un prossimo video.